Ciao ragazzi e bentornati in un nuovo episodio di Recensione più Doppiaggio. E se mi vedete con un sorriso più smagliante del solito è perché in questo momento sono esaurito. E sapete perché? Perché è la quarta volta che riregistro questo cazzo di video, perché il microfono ultimamente ha la capsula che sta andando a puttane, non lo so perché, e quindi molte volte non mi accorgo durante la registrazione che comincio a fare rumori tipo, non lo so, la distruzione di una supernova. Comunque, iniziamo subito con l'avete capito, tanto che cazzo sto per recensire, sta dietro Super Mario. Ah, e se poi vedrete dei video ogni tanto che ho dei baffi, ogni tanto non ce li ho, non so finti, ok? È semplicemente che l'ho registrato prima quando c'avevo i baffi e dopo quando me l'hanno tolti, perché sto facendo dei ruoli diversi in questi ultimi tempi. Comunque andiamo avanti. Allora, come al solito, trama, personaggi e obiettivo. La trama di questo film, che comunque ci tengo a dire, mi ha fatto dire, dopo un sacco di tempo, e comunque era anche un sacco di tempo che non andavo al cinema, dopo le grandi delusioni Marvel che ci sono state, e anche per vari motivi, tipo sono povero, per dire una piccola cazzatina così, tanto che non mi fa andare al cinema. E insomma, comunque, devo dire, mi ha fatto proprio dire non ho buttato i soldi. E sono stato molto felice di questa cosa, perché era un po' che non succedeva. E perché? Perché è esattamente quello che ti aspetti da un film di Super Mario. Quindi la trama è la classica trama di Super Mario, cioè lui che praticamente dovrà salvare la principessa e il suo regno, eccetera, bla bla bla. Però con una piccolissima cosa diversa, che a me è piaciuta molto. L'inizio non è a cazzo di cane così buttati dentro al mondo e non ti spiegano niente. Lui è proprio un idraulico, insieme a Luigi, il fratello, di Brooklyn, che finisce per sbaglio dentro un tubo. Bellissimo, bellissimo. Cade dentro al tubo per sbaglio insieme al fratello e appaiono dentro al mondo e poi vengono catapultati in questa grandissima avventura. E niente, non posso dirvi altro perché sennò è spoiler, anche se vabbè, tanto si capisce più o meno quello che succederà. Comunque, la trama sicuramente non è la forza di questo film, in quanto comunque appunto è una cosa estremamente semplice, però fa il suo lavoro. Tant'è che infatti gli darò un voto non troppo alto, basso. Gli darò un 7. Passiamo avanti con i personaggi. Allora, i personaggi, ci sono più o meno tutti i personaggi che ci sono sui videogiochi di Super Mario. Allora, la cosa che amo di più di questo film è che ha voluto accontentare tutti. Da il nerd più vecchio di tutti che ha giocato solo Mario 64, a quelli che hanno giocato magari solo negli anni 90, a quelli che stanno giocando le ultime cazzatine che stanno uscendo per la Switch che io non ho mai giocato, per esempio. Però non mi ha dato fastidio. Non mi ha dato fastidio. Perché? Perché accontenta tutti. Non essendo troppo invasivo, è esattamente perfetto, equilibrato. Equilibrato come dovrebbe essere. Come tutto dovrebbe essere. E questa cosa è stata fantastica. Comunque, personaggi ce ne sono molti, appunto, del mondo. Allora, molti sono, diciamo, secondari e ci sono ogni tanto giusto per farti dire oh, è quello del gioco! E ci sta. E altri invece hanno proprio un ruolo, tipo Todd, tipo Donkey Kong, tipo Mario, tipo, vabbè, Luigi, Peach, Bowser, come cazzo si chiama quello stronzetto, il maghetto aiutante di Bowser. Insomma, ci sta un botto. E per di più tutti i personaggi secondo me sono stati resi perfettamente. Odi chi devi odiare, ami chi devi amare. Forse c'è stato un po' troppo girls power della Madonna su Peach, che qui a quanto pare è più forte di Mario. Però vabbè, ce può sta, almeno fino all'ultimo. E però bellissimo Bowser che fa le canzoni d'amore a Peach. Cioè, ve lo consiglio solo per andare a vedere Bowser che canta. Comunque, mentre è al pianoforte, ovviamente. E comunque, ah, ecco,
Le musiche, ragazzi. Le musiche. Una cosa a parte che devo mettere, le musiche. Le musiche sono così belle, così introdotte bene. Quelle del videogioco, poi. Tutte, dalla prima all'ultima, ci saranno durante il film. E saranno introdotte, naturalmente, non proprio identiche, però comunque ci sta. Introdotte in un modo veramente omogeneo, che proprio non ti dà per niente fastidio, perfette. Poi sì, naturalmente, come potete vedere da qua, c'è anche la pista arcobaleno, ci saranno anche i kart, quindi faranno contenti anche quelli di Super Mario Kart, che è l'ultimo gioco praticamente che ho giocato di Super Mario sulla Wii, e sono stato abbastanza felice, cioè nel senso è quello che ti aspetti da un film di Super Mario. Ci sta. Quindi darò un bel 8 a questi personaggi. Andando avanti con l'obiettivo, secondo me l'obiettivo del film era portare, insomma, appunto, un film di Super Mario che cancellasse un po' quell'obbrobrio uscito negli anni 90, mi pare, o primi anni 2000, insomma, stiamo lì, che non so se l'avete visto, io l'ho visto, ragazzi, ed è veramente un capolavoro, cioè, ma proprio uno di quei capolavori che sono talmente trash, che Sharknado levate, ok? Che è alla stregua dei primi film di Mortal Kombat, per farvi capire. E il bello è che per davvero ci stanno Mario e Luigi in quell'altro film, ragazzi, che sembrano ma due mafiosi italiani tossici rovinati proprio. Vabbè, comunque, basta parlare dell'altro film. Ci sta un botto e che dire, ve lo consiglio, porta quello che deve portare. Secondo me l'obiettivo del film è anche fare un po' di pubblicità agli giochi, visto che la Nintendo è tipo l'emblema ormai del capitalismo, e però comunque ci riescono, è appassionante, è carino e ti fa proprio dire, secondo me, ho speso bene i miei soldi. E niente, tutto qui. Ci vediamo... Ah no, aspetta, voto dell'obiettivo 8, voto finale 7,5 e... ci vediamo al prossimo video, che sarà il doppiaggio di... No, non sarà il doppiaggio di Super Mario, sicuramente, perché sarà sicuro al 100% non riuscirò a trovare la clip, visto che sta ancora al cinema, e visto che comunque non voglio fare la clip su quello che riprende in sala, cioè il proiettore della sala è bruttissimo. Quindi comunque, se non esce venerdì, ragazzi, la clip su Super Mario la farò uscire come episodio bonus di mercoledì, durante queste prossime settimane, appena riesco a trovarlo. Se non esce, magari ci riesco, chi lo sa. Comunque, al prossimo video.